Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Vi parlo della mia ultima lettura, Resistere non serve a niente di Walter City, per Burr Contemporanea Rizzoli, per un prezzo di 13 euro. È un libro che costa di circa 319 pagine in questa edizione. Ha vinto il premio Strega nel 2013 e, leggendo la sinossi, Tommaso Aricò è un ex ragazzo obeso matematico, mancato e giocoliere della finanza, forte di un Edipo irrisolto, tutt'altro che privo di buoni sentimenti, ma afflitto da segreti e frequentazioni inconfessabili. Vive in un mondo dominato dal potere del denaro e dell'alta finanza, un mondo cinico e corrotto nel quale l'unica morale regnante è quella dei furbetti di quartiere, dei politici collusi e delle starlette della televisione. Un orizzonte deforme e gretto dove la distinzione tra bene e male appare incerta e velleitaria. Tra oggettine intelligenti e scrittrici impegnate, tra un sereno delinquente di borgata e un mafioso internazionale, i soldi sporchi e puliti si confondono in un groviglio inestricabile, e le maschere dietro cui Tommaso si nasconde diventano la sua unica agghiacciante verità. Con il suo stile mimetico e complice, Walter City conduce un'indagine narrativa eccezionale sulle mutazioni profonde della contemporaneità. Tra cronaca e romanzo delinea l'inferno in cui è precipitata una società afflitta da un'inesauribile e autodistruttiva fame di accumulo. Allora, Walter City è negli ultimi tempi uno scrittore che mi è particolarmente caro. Mi si può dire uno scrittore a cui sono particolarmente affezionato, tant'è vero che questo credo sia il settimo romanzo che leggo nel corso della mia vita, appunto, dello scrittore di Modena. Sì, di Modena, nel 47, quindi sulla soglia quasi degli 80 anni. Ho amato molto Troppi Paradisi e Bruciare Tutto rispetto agli altri libri che ho letto con Il senno di poi. Questo romanzo è un romanzo diverso, ci sono delle ossessioni stilemi che vengono descritte, che sono dei appunto stilemi della narrativa di Walter City, critico, ex professore. Autore prolifico, saggista, ma narratore. Io amo molto la narrativa, quindi leggo prettamente questo. Studioso di Pasolini, curatore del Meridiano di Pasolini, insomma, un punto di riferimento della letteratura italiana contemporanea. Tommaso Aricò è un broker, analista finanziario, molto ricco, che conosce Walter City durante una serata, questo personaggio Walter City, e gli chiede di scrivere un libro sulla sua vita. Si confrontano, si conoscono, tanto è vero che lo stesso Tommaso poi farà un piacere enorme a Walter City e creeranno un rapporto di confidenza, no? Amicizia. C'è alcune donne che gravitano intorno alla vita di Tommaso, la splendida Gabriella, Edith, una scrittrice, la madre Irene che si sacrifica mentre il padre di Tommaso è in carcere. Tommaso acquisirà, grazie al suo talento e non solo a quello, una forza economica e una stabilità che lo porteranno nel mondo della finanza, della speculazione, e raccontando a Walter City, per scrivere il libro, il retroscena dell'alta finanza, il clima di competitività, l'accumulo, diciamo, l'archetipo che una persona con i soldi magari in alcuni aspetti ha, saranno ingredienti delle varie maschere che indossa Tommaso. Da lì poi c'è un rapporto con un compagno di scuola di Tommaso, un piccolo criminale, e anche un altro grande criminale. L'amore, l'ossessione, i soldi, l'accumulo, il voler mangiarsi il mondo, l'essere mangiato dal mondo, sono molti aspetti che vengono trattati in questo romanzo. Ci sono poche, diciamo, rispetto al solito di quello che ho letto, i culturisti, la bellezza, sì, c'è, ma sfiorati. Mi è molto piaciuto il ritratto del mondo finanziario, alcuni pensieri e metafore di Walter City, un libro che ha vinto lo Strega nel 2013, un premio privato, quindi non è che vuol dire che sia il miglior libro di Walter City, perché non lo è. A volte magari si premia l'autore, non il libro. Come secondo me in questo caso, un buon libro, non il migliore appunto di Walter City, per me il migliore è a questo punto ragionandoci Bruciare Tutto,
So che Troppi Paradisi ha riscosso enorme successo, mi è piaciuto, come è piaciuto Scuola di Nudo, Bontà, pure I figli sono finiti, che è uno degli ultimi, l'ultimo libro che ora nel 2024 ha pubblicato, quando sto girando questo video. Però Bruciare tutto resta secondo me un grande libro. E qui c'è una parte finale in cui c'è una scena che non mi è piaciuta, che mi ha disturbato e che è interessante, e poi un finale quasi di happy ending, il che può anche starci. E Walter City è un autore estremamente talentuoso che ci regala in questo libro una visione di un mondo in uno spaccato, in un segmento della società che già nel 2013, perché siamo nel 2013, lo strega quindi più o meno in quegli anni, era già una società proiettata nell'avere più che nell'essere. E che è una scelta legittima, non ci si pone qui come dei censori, ma come dei fotografi della realtà. E riesce Walter City, appunto, come dice nella quarta di copertina, qui nella sinossi, nella sua arte di narrare mimetica, a scindersi, nel mettere sempre una parte di autobiografia letteraria quando si parla di Walter City, ma ricordiamo che è un personaggio, quindi non è Walter City, che però poi credo proietti questo Tommaso qualcosa sempre dell'autore o qualcosa di ispirazione artistica, intesa sempre come creazione artistica, la figura di Tommaso, come la figura stessa di questo Walter City. È bella questa incertezza, è tutta letteraria, che mi fa molto apprezzare quest'autore. Quindi è un libro che per chi ama Walter City è da leggere e da recuperare. Vi consiglio però di solo di leggere Bruciare tutto, Troppi Paradisi, Bontà, Scuola di Nudo. Questi sono secondo me l'ordine di questi libri, alcuni libri che ho letto di lui. Quindi resiste, non serve a niente, in realtà è anche questo un messaggio. È il libro di Walter City, chi l'ha letto magari può mettere un commento qui sotto nel box, condividere il video, mettere un mi piace e iscrivervi al mio canale. A tutti buone letture!